Amici carissimi, ben ritrovati in nostra compagnia, ancora una volta Full Optional, dite la vostra. Apriamo questa puntata parlando di due ruote. In fondo la bella stagione ce lo permette ancora, io spero che lo permetta almeno fino a Natale. Non si parla più di autunno, si parla ancora di una primavera inoltrata, e gli ospiti di quest'oggi provengono proprio dal mondo delle due ruote. Ho il piacere di rivedere Ezio Rosbock, in arte Mr. Ross, che è un preparatore doc per quanto riguarda le moto. Devo dire che è sempre super impegnato, quindi è stato faticoso invitarlo in studio, perché una ne pensa e cento ne fa. Ma lui quest'oggi non è venuto soltanto da solo per parlare della sua nuova belva, ecco così l'ho soprannominata io, dell'ultimo gioiellino che ha creato, perché prepara e costruisce delle moto veramente speciali, delle super sportive grintose, non solo moto da strada ma anche moto da pista, ma è uno scopritore di talenti, fa anche il talent scout, questo me lo sta confessando col tempo, e quindi vi ha, è quasi a disagio, no? È vero, Ezio, che sei uno scopritore di talenti? I talenti sono già scoperti. Allora diciamo che tu li poni in evidenza. Arianna Barale alla mia destra, buongiorno. Ciao. E il papà che l'accompagna, Alberto. Grazie per l'invito, grazie. Piacere di avervi qui, un talento emergente. Arianna, lei è una pilota di velocità della moto Mini GP, ha vinto il trofeo MES, è arrivata seconda classificata, ma è andata anche al Mugello, ed è una grande esclusiva per una ragazzina di 12 anni, pensate, lo ribadisco, 12 anni, non sto parlando di 18-19, quindi ha iniziato in tenerissima età, vero sì, Arianna? Quando avevo 6 anni, dal 2013. Dal 2013, quando avevi 6 anni hai cominciato con le mini moto. Esatto. E poi? Adesso ho continuato con le mini GP, ho finito il campionato l'altra settimana. La scorsa settimana dove eri? Ero a Varano, sì. Ed ero in testa al campionato, purtroppo è successo che la moto non è partita in griglia di partenza e quindi... E partiva da pole position, esatto. Tutto, quindi... Beh, il papà giustamente beffa. Corregge, Alberto dice, esatto, era una pole position, quindi comunque si sperava che vincesse, arrivasse prima classificata, però questi incidenti di percorso capitano anche. Infatti, non dovrebbero capitare, ma capitano. Capitano, però fa parte comunque del gioco. Fa parte del gioco, ovviamente questo serve per imparare, per crescere, no? Ma come sei arrivata a conoscere queste emozioni? Chi ti ha messo a bordo di una due ruote a 5 anni e mezzo? Grazie a mio papà. Grazie a suo papà. Mio papà correva e io andavo sempre a vedere le sue gare. E poi mi ha regalato una mini moto e ho iniziato ad andare nei piazzali. E poi mi ha portato in pista e nel 2013 ho fatto la mia prima garetta. La tua prima garetta. Poi con gli anni comunque hai continuato e questo ti ha portato tutt'oggi ad essere seguita da un team. Sì. Con che moto corri? Corro con una GRC Mini GP. In Mini GP. Ma al Mugello invece come ci sei arrivata? Con la Premoto 3 250. Che emozioni hai provato? Ne ho provate tante, soprattutto essere al Mugello è stato bellissimo. È stato bellissimo per quale motivo? Perché eri al Mugello, perché eri a bordo di una moto molto prestante, insomma, e poi perché andavi veloce, diciamo sì. la tua velocità anche, che è la cosa più importante. Ho superato i 200 km orari, quindi... Considerando l'età, 12 anni, ribadisco. Alberto, questo talento speciale che Ezio dice esiste già, io non l'ho scoperto, nel senso che... Per noi resta comunque sempre un gioco per il momento, e ad Arianna piace molto, si diverte ed è la cosa fondamentale. Poi, per carità, se va forte, vabbè, meglio ancora. Se i trofei, sei arrivato, voglio dire, adesso seconda classificata Mini GP, sta continuando ad alimentare questa passione, quindi non è soltanto più un gioco, è proprio un coltivare ed educare il talento, sì, no? Sì. Beh, ovviamente. Sicuramente noi puntiamo molto alla sua crescita professionale. Chiamiamola professionale, ecco, chiamiamola pure professionale. E la strada è molto in salita, in quanto comunque sono dei costi veramente alti. E stiamo facendo il possibile, lei si sta impegnando molto, sta facendo tantissimi test. Appunto, anche i risultati, comunque quest'anno li ha confermati e in crescendo. Certo che arrivare a determinate categorie, determinati campionati, se non addirittura al mondiale, è una cosa
abbastanza da utopia, ecco. Sì. Non è un'utopia, perché poi insomma tanti nomi conosciamo noi, tanti giovani talenti sono arrivati a fare il loro percorso, no? Quindi qualcuno poi ce la fa anche, no? È vero che ce ne sono tanti di bravi che bisogna avere anche le spalle molto coperte, si dice, economicamente parlando, giusto Alberto? Assolutamente. Ma bisogna anche investire del tempo, è impegnativo comunque portarla, accompagnarla, lei è una minore, per cui tu dovrai ovviamente sempre girare insieme a lei. Ti cambia comunque la vita, ti cambia comunque la vita, perché a partire dalle prime garette amatoriali tu comunque impegni un weekend, e ora non basta più impegnare un weekend, bisogna impegnarli praticamente tutti, e se non addirittura in settimana, con gli allenamenti, con la palestra, con esatto. Comunque. Esatto, come fai Arianna a conciliare la scuola, che classe fai? Faccio seconda media. Seconda media, come fai a conciliare la scuola con uno sport del genere? Ma mi faccio dare, cioè a me è abbastanza facile questo, cioè, mi faccio dare i compiti prima. Ti organizzi, sì, ti sai organizzare. Sì. E, sì, perché bisogna avere, appunto, per andare su una moto e correre velocemente come fai tu, quindi sfidare la velocità che è un po' la tua caratteristica, bisogna avere anche testa comunque, sì. No? Cioè, oltre che essere brava, non bastano soltanto le doti, credo, no? Bisogna, è un mix di tutto, ci va un metodo, credo, sì. No? Quali sono le caratteristiche a cui deve rispondere una brava pilota, secondo te? Donna, peraltro, che è una cosa insolita, o no, Ezio? Io trovo molto simpatico, a parte il fatto della donna, il fatto che le sue compagne di scuola, o chi gioca con le bambole, io ricordo si mandano a 12 anni quello che facevo io giocavo con la Barbie, esatto, a 12 anni io giocavo con la Barbie, oggi invece si corre in mini GP, velocemente, cosa dicono i tuoi compagni invece, quelli che incontri in pista, come ti guardano? Ah, dipende, ci sono quelli che cioè, o sono, diciamo, non la prendono bene, perché alcune volte sto davanti. Ah, allora. Sono invidiosi allora. Alcune volte. Anche spesso. Questo dice appunto Ezio, mi fido di quello che dice Ezio, ma noi lo vediamo anche dalle immagini, dei video che tu ci hai portato, esatto, che sei molto brava, non ti guardano bene. E altri invece... Non dicono niente, come se ma apprezzano, no? Ti sì. Fanno i complimenti comunque, gioiscono per te, che cosa sì. Ne so. Dicevamo, le caratteristiche che secondo te dovrebbe avere una pilota del tuo... Avere coraggio. Coraggio, il coraggio sicuramente, è molto pericoloso comunque fare quello che fai, giusto? Sì. Allenamento fisico. Sì, anche allenarsi. Quindi, sempre. Molta palestra. Sì, e non abbattersi mai, cioè se non va bene una gara ce ne potrei avere un'altra possibilità. Sicuramente, esatto, perché poi alla fine è un gioco, come diceva sì, il papà. Sì, però diciamo, ecco, voglio spezzare una lancia a favore di Arianna, questo sì, posso dirlo. Sì. Modestia a parte, però Arianna ha veramente un carattere, tra virgolette, vincente, nel senso che lei... ha già avuto parecchie sfortune comunque nella sua vita motociclistica, parecchie come dire, ostacoli da superare, non indifferenti. Ha un carattere che le permette, diciamo sempre che è più forte di noi genitori, il suo carattere è molto più forte del nostro. Tante volte noi avremmo già lasciato, come dire, mandato l'ortica e tutto, scusatemi il termine, mentre lei, la sua passione e il suo carattere, scusate se mi ripeto, le permette di, diciamo, superare anche ostacoli che a 11, 10, 12 anni non è da tutti. Ecco, il punto a favore di Arianna, se posso proprio dirlo, è il suo carattere, credo che le dia quel valore aggiunto che è molto importante. Poi, anche riallacciandomi al discorso che hai fatto prima, certo c'è quello magari un po' più che dà fastidio se la ragazzina sta davanti, però devo dire, lei me lo conferma sicuramente, sono un gran bel gruppo. Poi dopo tanti anni, certo che qualcuno lo perde, certo che qualcuno cambia categoria, però io li vedo nel paddock, la cosa bella è vederli nel paddock nelle giornate pre-gara o comunque anche nelle giornate di gara, tutti affiatati in bicicletta, sui motorini, a giocare a pallone, piuttosto che andare la sera e non trovarli più perché sono a bordo pista che guardano la pista, piuttosto che in pista proprio a scambiarsi idee. È bellissimo, perché comunque dei ragazzini
che hanno, come dire, un hobby, chiamiamolo così, un obiettivo, e fanno gruppo, è molto bello. E una cosa insolita l'ha fatta però Arianna, questo lo devo dire, perché non è da tutti a 12 anni andare a bordo in sella ad una Kawasaki 650 preparata ad hoc da un preparatore d'hoc come Mr. Ross, dico bene Ezio? Grazie, è costruita, perché di Kawasaki costruita, esatto, motore. Costruita, di Kawasaki, spiegami adesso nel dettaglio questo gioiellino. Il motore, io diciamo, di solito lavoro, faccio ciclistiche e costruisco motociclette attorno a un motore Suzuki. Sì, lo ricordiamo, tu hai un'officina nata a Cournier, per poi trasferita dall'INI, sì. E sei un punto, diciamo, di incontro, di riferimento, di adunata per tutti i riders della zona, ma non solo, di tutta Italia, diciamolo, tutta. Per qualcuno. Poi, vabbè, il fatto che tu sia anche un pilota, ex pilota, no, attuale pilota, tu perché pilota, sì. Continui ancora a gareggiare, hai vinto anche un premio, se non erro, ma ne parleremo dopo. Paracarri, sì. Esatto. E però appunto costruisci le moto da pista. Ovviamente le moto da pista hanno anche bisogno di collaudatori. Certo. Allora c'è anche, dall'altro lato ci sono dei ragazzi che magari più esperienza fanno meglio è. Vedi Arianna, vedi sì. Davide sì. Conte, che adesso tra l'altro è stato scelto per la Rookie Scout KTM. Davide Conte era stato nostro ospite, me lo ricordo. Quest'estate, no? È stato, adesso è andato in Spagna, è stato selezionato per fare la Rookie Scout KTM e lì sceglie, su 10 italiani sceglieranno 2. Speriamo che se la cavi, perché va forte quella ragazza, molte cose. E adesso volevo così fare una parentesi. Poi c'è, non so, Doriano Vietti, che è anche il mio tester, no? Che è il fratello di Celestino, che anche lui è una delle mie moto, sia Celestino che Doriano, tanto la stessa. Io, quindi l'hai usata lato, come tester? Da un lato io ho il tester, ho una ragazza, comunque è anche una bella cosa sapere dal punto di vista di una ragazza, oltre che di ragazzi o dei piloti grandi. Cioè, cosa ti dice, come si trova. Certo, e come ti sei trovata con la moto di Ezio? Mi sono trovata molto bene, anche se è un pelino pesante, però... Un pelino pesante, è facile da guidare, è facile da guidare. Facile da guidare. E l'obiettivo era quello, era fare una moto che... Anche una ragazza che sale riesce ad andare forte, stare davanti ai grandi, che è una cosa bellissima che ha fatto Lombardo, perché c'è gente che è andata via un po' così, però vabbè. E comunque, insomma, è passata davanti a molti, magari già più esperti di lei, no? Più grandi, più anche grandi, come età, più grandi. Esperti no, ma più grandi. Più sì. Grandi, esatto. Ovviamente più, anche più... Più massicci, più fisicamente robusti. Dotati, bisogna anche diciamo, avere, no? Esatto, il fisico, ecco. È importante, no? Perché il peso su una moto non è cosa da poco, giusto? Esatto. Ecco. E comunque questa cosa, oltre a portare un beneficio a lei, che però è una cosa diversa, si fa un'esperienza diversa, come gli altri ragazzi, porta un beneficio a me, perché ognuno dice un po' la sua, dice ma... la preferirei così o questa cosa, cioè lo sviluppo di un mezzo, no? Certo. Perché io faccio il mezzo, me lo studio, me lo disegno, me lo costruisco. Tu parti dallo schizzo, se non erro, sì, sì, cioè tu parti proprio dal foglio bianco, tu parti dall'idea, lo progetti, disegno lo telaio, lo studi, poi ci metto su tutto il resto, il forcellone, telaio, so. Però sei maniaco delle geometria. Sospensioni, sì. O sbaglio? Sì, beh, sono quelle che fanno andare fuori alla fine, non è tanto il motore, ah, ecco. Poi ha dimostrato anche lei, che anche Lombardo, ma anche altre piste con mezzi molto più potenti, alla fine sul dritto sono capaci tutti, ma certo, quando devi in curva, entrare in curva, poi tu dici, la velocità, mantenerla certa velocità. In curva, già. Se la moto non è a posto non lo fai. E che velocità hai fatto con la moto di Ross? No, Lombardo si fa poco, si fanno... Vabbè, considerando la pista di Lombardore che... 150 più o meno, 140. Papà dice 150? Sì, 140, non c'è la telemetria, ma comunque più o meno 140-150 si fanno, Lombardore è una moto lì. Quindi la peculiarità di questa moto qual è, secondo te? La leggerezza, è una moto che ti permette, ma a parte che è facile, essendo un bicilindrico ha molta coppia, cioè sempre pronta, ma devi tenere un certo rango di giri, no? Poi ovviamente leggera, una ciclistica particolare che sto cercando di affinare per fare in modo che gli permetta di frenare più tardi possibile, fare la curva più veloce possibile, aprire in uscita prima possibile e non stancare il pilota, cioè dare del divertimento. Una cosa che uno sale e subito va già abbastanza forte anche senza essere un super pilota o senza stancarsi tantissimo, no? Che si diverta, cioè uno si deve divertire, deve entrare, girare,
fare delle cose, dico, guarda cosa mi riesci di fare con quella moto, come mi sono divertito, come mi piace, no? Sicuramente si diverte, Arianna. Infatti quando è arrivata a casa, io non c'ero purtroppo perché lavoravo, e la prima cosa che mi ha detto, che gli ho chiesto, cosa mi ha detto Arianna? Che è molto intuitiva e facile. Ah, intuitiva e facile, non per me Arianna, intuitiva, insomma sarà una cosa... Ma magari, se ti prestano la tuta Arianna... Sì, certo, tu dici non ho la tuta, avessi l'attrezzatura, è lì la tuta, e vabbè, non è soltanto questione di accessori e di equipaggiamento per andare in sella, bisogna avere capacità, bisogna avere talento, no? Sì, allenamento, talento. Ma questo talento lo deriva un po' da Alberto, allora? No, sì, però tu me ne vengo fuori in quanto... Ex pilota, mi dici? No, ex pilota amatoriale, nel senso che io ho sempre fatto dei trofei amatoriali, ho fatto il campionato italiano in salita, che sono la velocità in salita, cioè su strada in poche parole, ma assolutamente ho mai avuto risultati di spicco, ho iniziato tardi comunque a gareggiare, quindi diciamo che io non ho messo nulla in lei se non la passione, se non la voglia di andare in moto, però è diciamo che tra virgolette i meriti ce li ha lei, non sicuramente io, se non appunto io mi prendo i meriti per aver speso il mio tempo e il mio denaro. Il tuo denaro anche. Assolutamente. Ma quando ti ha chiesto una mini moto, che cosa hai detto? Che cosa ha detto la mamma? Mi piacerebbe sapere. Ma ecco, da questo lato... mamma quando sei salita su una mini moto che hai iniziato così a... No, era abbastanza tranquilla. Davvero? Non ci ha mai ostacolato, ecco. No. Anche se effettivamente in certi momenti togli spazi. Poi Arianna ha anche una sorella, cioè abbiamo un'altra bimba, quindi di 2 anni più piccola, quindi abbiamo tolto anche un po' di spazio là, poverina, in quanto io e Arianna ci eravamo sempre in giro. Quindi, siete assorbiti da questi impegni che vi portano assolutamente, ad andare... La settimana scorsa dov'eri? Parma. A Parma? Sì, vabbè, poi si gira a Brescia, a Roma... E dove ti alleni invece? Io mi alleno a Castelletto del Branduzzo, a Busca, a Lombardore, più o meno giriamo quelle piste lì. Certo, sono quelle le piste. Tu sei di Cuneo, vero? Sì, sono di Cuneo. E quindi la tua ambizione sicuramente è il Mugello, no? Anche se l'hai già provato e la cosa non ti è dispiaciuta. No, per niente. Tra l'altro l'unica ragazza della tua età a fare un'esperienza del genere, l'unica ragazza in Italia della tua età. Sì, diciamo che ci hanno comunicato che ad aprile ha battuto il record di età, diciamo... maschile e femminile, si è comportata non solo anche femminile. Molto bene, tra l'altro. Sì, a parte una caduta, ma comunque è andata anche bene. Sì. Ogni tanto capita anche quello, Arianna. Meno male che, insomma, finora non è capitato. Siamo ancora qua. Esatto, siamo ancora qua perché bisogna sfidare comunque, no? La sorte, andare avanti sempre. Sì. Questo serve a crescere più forti, certo. Sicuramente. Se si va forte, si cade. Se si va forte, si cade. La caduta a 170 all'ora. 170 all'ora? Sì, sì, più o meno sì. 168 di telemetria. 2 secondi, ma sembrano 2 ore. E lo so, immagino. Non ti rotolare, non ti fai immagino. Beh, però un'ora dopo era di nuovo, la moto era a posto, rimessa a posto e di nuovo in pista. Un'ora e 10 dopo era di nuovo. Chi è il tuo team? Il mio team è il Moto Performance di Torino. Ho capito. Di Cafasse. Mm-hmm. Sono loro che ti seguono nei viaggi. Quest'anno sì. Siamo un team di amici, ecco, diciamo così. E Andrea e Giovanni, aiutati da Flavio e da Francesco, e diciamo in questo campionato appunto appena concluso il trofeo MES, ci hanno accompagnato, ci hanno seguiti ed è stata anche comunque una festa, nel senso che si univa all'utile e al dilettevole, ecco, un gruppo di amici appassionati, loro hanno appunto un'associazione sportiva, un team, e quindi si è fatto gruppo, si è fatto, li ringrazio, comunque sono stati molto, molto bravi, molto, è stata una bella parte del finale che purtroppo non è andata come speravamo, ma è stata comunque una bella stagione ricca di esperienze e si pensa già al 2020. Che cosa succederà nel 2020? Mi piacerebbe poterlo dire ora, purtroppo al momento non posso ancora dire nulla, nel senso che stiamo lavorando su vari fronti. Per primo la pre-moto 3, non lo neghiamo, che sarebbe l'obiettivo principale, primario. Abbiamo parecchie offerte, ma seppur alcuni team veramente ci vengano incontro e la vogliano come pilota, ci vanno comunque tantissimi soldi, che
che grazie ai nostri sponsor che ci hanno seguiti da sempre, che ci aiutano tantissimo e sono fondamentali, ma ne servono ancora in obiettivo, in ottica 2020, ne servono ancora. Beh, siete comunque ospiti di Full Optional, di solito porta bene, quindi speriamo che qualcuno dall'altra parte accolga il vostro invito, anche perché una ragazzina di 12 anni non è cosa da poco, e comunque sicuramente darà tanta visibilità agli sponsor che si offriranno, secondo me, perché non capita tutti i giorni. Ma il tuo campionato invece come è andato? So che sei arrivato primo. Non è ancora finito, al momento sono in testa, c'è ancora una gara a Misano, esatto. Il 13 ottobre, al momento sono in testa del campionato, come dicevo, il trofeo Paracarri. Parliamo di questo, vabbè, perché tu dici è un trofeo? Perché comunque io sono... Ma tu hai gareggiato, tu facevi gare in salita. A livello campionato italiano tanti anni fa. Lui. Vabbè, ci sono età ed età, no? Non sono mai stato un missile. Comunque io sono più un preparatore, un costruttore, cioè faccio più il mio lavoro. Ovviamente la passione c'è. Passione e c'è. Adesso diciamo, come si dice, che visto i figli sono cresciuti, sono già tutti fuori casa, posso permettermi di spendere un po' di più per me, ho deciso di farmi qualche campionato per divertirmi. E comunque i risultati ci sono. Fa molto la costanza, cioè il fatto di arrivare sempre una volta fatto primo, una volta secondo, una volta quarto, una volta quinto, sono sempre punti. Mentre chi magari una volta fa primo, una volta dopo va per terra, i punti non li fa. Cioè, è quello il discorso, la costanza fa molto. Comunque una gara l'ho vinta, un secondo posto l'ho fatto e sono in testa al campionato per il momento. Adesso siamo a Misano, che è una pista per me ostica, perché non so perché non mi va giù. Perché non ti piace? Ne parlano bene di quella pista? Non ha un bel grip, ne parlo su quello, sono d'accordo tutti, non ha un bel grip, no? E poi a me piaceva molto quando girava al contrario, quando era pista vecchia. Adesso così non riesco a inquadrarci. Come deve essere una pista, Arianna, secondo te? Ti deve piacere. Sì. Cioè, ma cosa vuol dire che ti deve piacere? Cioè... Dipende un po' dalle caratteristiche del pilota. C'è chi preferisce il guidato, c'è chi preferisce la pista più veloce, c'è chi preferisce la pista con curvoni da 220 all'ora, quale può essere Misano. C'è quello che preferisce magari la pista più tecnica, nel senso più lenta. Io preferisco le piste veloci con i curvoni. Eh sì, perché la sua caratteristica, l'abbiamo detto, è quella della velocità, no? Questa velocità che non le fa paura assolutissimamente. Ma per esempio il Mugello, la pista veloce, a me piace tantissimo. Misano invece, cioè, non è che non mi trovo. Difatti i tempi parlano, cioè nel senso, quelle che stanno dietro in un'altra pista a Misano stanno davanti, però ho un certo margine di punti, vediamo come va a finire, diciamo, se tutto va bene si vince il campionato quest'anno. È come dicevo un campionato proprio terra, però è pur sempre un campionato, come dice pur sempre Alberto, un campionato con della gente che si è iscritta, corre per vincere e non tutti vincono, come si dice, e quello mi rende molto felice. Ci sono, cioè, la prima volta che porto in fondo questa cosa. Certo. Invece nella tua officina che cosa sta accadendo adesso? Perché comunque so che appena finisci di preparare, di costruire una moto, stai già pensando ad un'altra. E infatti passi l'inverno a rimaneggiare, come hai giustamente detto. Io l'ho fatta provare questa Kawasaki 650, però secondo me ancora ha qualche cosa da essere messa a punto, insomma, rifiniture, perché non smette mai di preparare, come fa un preparatore doc, no? Di rifinire. Su che cosa stai lavorando? Adesso sto lavorando su un'altra Suzuki, un telaio in alluminio che ho già costruito. Come ho finito, diciamo, il Kawasaki, che è a posto del tutto, che siamo praticamente lì, parto con l'altra. Ovviamente sono sempre ritagli di tempo, perché l'officina deve pensare ai clienti, pensare alle moto dei clienti. Certo. E dopo, quell'ora la sera, si dedica alla nuova special, alla moto da corsa, all'idea nuova, al telaio nuovo, al forcellone, queste cose lì. Tra l'altro tu non ti occupi soltanto di motore, ma di carrozzeria anche, cioè tutto il prodotto finito. Un signore che mi fa la carrozzeria all'interno. Ah, ecco, cioè, pensavo che invece ti occupassi in toto completamente. No, bravo, cioè io l'ho fatto in passato, poi dopo... Te l'hai fatto però, lavorando alla regia. Ricordo questa Suzuki gialla... è una carrozzeria adattata su, però ci lavora la resina però è un componente abbastanza tossico. Io sono diventato allergico a questa cosa lì. Non è che i materiali sono cambiati, certo. Adesso ci sono materiali nuovi, però ai tempi purtroppo c'è stato un periodo che avevo male agli occhi, pensavo fosse il cloro della piscina, no? Ma proprio un fastidio, gonfiavano rossi e tutto. E poi ho scoperto che era la vetroresina, la resina che quando, diciamo, viene lavorata e dopo indurisce, fa un processo chimico che nell'aria mette
delle sostanze chimiche e sono diventato allergico a questa cosa. Difatti mi ha detto, signore qua, e se ne sta in un reparto a parte e si fa la resia, ma tutto lì. Poi una volta che è finita la lavorata è a posto, no? Però crea questo problema. Ho capito. Come me lo creano sicuramente per qualche anno olio e benzine, perché... Vabbè, sono gli inconvenienti del mestiere che purtroppo... Comunque, lui è molto modesto, perché sì, lo so che è molto i suoi mezzi sono opere d'arte. Lo so, ma noi lo vediamo, lo abbiamo già visto, lo abbiamo apprezzato, ma lo stiamo vedendo anche in questo momento. Sono davvero dei gioielli queste moto che pensa di notte, che produce. Poi è anche bravo, insomma, a tirare il gas, insomma, e ad andare e a gareggiare. Però lo so che è modesto. E tra l'altro non dovrei dirlo io come cliente, ma sono anche economiche rispetto alla qualità. Sì, perché sono costose comunque queste moto. Non parlo con lui, parlo con chi le acquista. Beh, allora, il mondo del motociclismo... parliamo in generale, okay. Però le moto, le creazioni, i prodotti artigianali, diciamolo, sono fatti a mano, pezzo per pezzo, da due mani, e quindi è ok? E questa è la grande differenza, no? Penso. Sì, rispetto alla produzione di serie. Alla produzione di serie, cioè questa... Ma Rosa ha una qualità-prezzo da sempre veramente... imbattibile. Veramente. Ma noi non vogliamo parlare di commerciale, vogliamo parlare di talenti, vogliamo augurare ogni bene a questa ragazza, ad Arianna Barale. Io ti faccio tanti auguri, li faccio anche al tuo papà, che sicuramente per diventare speciali servono anche dei papà speciali. E comunque per arrivare, per che ti seguano, no? Perché da soli non si arriva da nessuna parte. L'impegno lo mettiamo. Sorretti da una famiglia con le spalle forti, e vi auguro ogni bene. Beati coloro che credono nella bellezza dei propri sogni a 12 anni soprattutto. Un grazie anche a Ezio Rosbock e Rosmoto, è stato un piacere averti qui. Grazie di avermi invitato. Adesso ho scoperto, cioè continuo con piacere, che la tua fama prosegue come talent scout, quindi non mancherai prossimamente di portarmi altri talenti. Io ti auguro buon lavoro comunque e buono studio, visto che le moto le studi anche. Noi ci rivediamo dopo la pubblicità, naturalmente, a parlare sempre di due ruote, visto che la stagione lo permette, ma parleremo di viaggio, perché non si va solo in pista con le moto, ma si viaggia anche. E che viaggi, state con noi. E rieccoci, dopo la pubblicità, dicevamo, parliamo di viaggi, un viaggi alla ricerca magari di mete per me irraggiungibili. Eh sì, perché Andrea Lussiana, che è venuta a trovarmi di Magic Bike, ciao Andrea, ben ritrovato, è andato fino a Capo Nord quest'estate. È partito con un gioiellino di casa Yamaha e insieme ad un altro compagno di viaggio hanno fatto ben 9600 km in moto. Un'impresa. Sì, Sonia, è stato veramente un bel viaggio. Capo Nord è una meta un po' per tutti i motociclisti, è un punto di riferimento, mi hanno detto. Però, insomma, non è facile arrivare a Capo Nord, vuoi per le condizioni meteo, vuoi perché lo fai in moto, vuoi perché... insomma, è molto lungo, 9600 chilometri. Sì, 9600 chilometri, tra l'altro in 13 giorni. Ecco. È stato veramente un bel viaggio e soprattutto in un viaggio così lungo bisogna essere ben equipaggiati, perché si possono trovare differenti condizioni meteo, quindi passiamo dalla pioggia ai 30 gradi addirittura anomali che abbiamo trovato al circolo polare artico, quindi si trovano situazioni e condizioni meteorologiche veramente diverse, quindi bisogna partire preparati al top sia come moto che come abbigliamento. E parliamo della moto. La moto, la prima cosa, questa tre ruote è davvero stabile, leggera, affidabile per arrivare a Capo Nord. Sì, allora per questo viaggio abbiamo avuto la fortuna di poter utilizzare la nuova Yamaha Niken nella versione GT, quindi più adatta all'uso turistico con le borse, le selle comfort e altri optional che hanno aiutato noi a compiere questo viaggio, e devo dire che sì, è stata un'ottima scelta, innanzitutto perché è la prima moto, quindi definibile moto, a tre ruote a raggiungere Capo Nord, e quindi volevamo dare un primato e un senso ulteriore a questo viaggio. Una sfida, insomma. Una sfida, lo facciamo con una moto che non è mai andata a Capo Nord, no? Andiamo a Capo Nord in un posto lontanissimo,
ma con una moto che non l'ha mai fatto. Una moto di casa Yamaha, di tutto rispetto, perché comunque si è rivelata molto stabile, molto leggera, no? Sì, la moto comunque è molto ben bilanciata e quindi non abbiamo trovato difficoltà nella guida. Oltre a ciò è una moto molto affidabile, noi nel viaggio abbiamo solo lubrificato la catena, quindi non abbiamo avuto inconvenienti di nessun tipo e nessun fastidio creato dalla moto, quindi la scelta è stata sicuramente ottima e per compiere un viaggio lungo sicuramente scegliere un mezzo affidabile e sicuro è una certezza. Quindi. Siete partiti quando? Noi siamo partiti il 20 luglio. Il 20 luglio e siete tornati? Siamo poi tornati il 2-3 agosto. Stai dicendo, quindi con te c'è un compagno di viaggio che noi ricordiamo, lavora insieme a te da Magic Bike, non è potuto venire qua, lo salutiamo. Marco? Marco Uriletto, sì, è il mio grande amico e diciamo il mio compagno in queste avventure e nei viaggi in moto. Ecco. 20 nazioni avete attraversato? Sì, quasi 20 nazioni, è stato veramente un bel viaggio. Siamo partiti da Torino e abbiamo attraversato la Svizzera, tutta la Germania, tutta in la autostrada, Germania, sì. In autostrada. Pensando fosse diciamo la parte più leggera del viaggio, in realtà abbiamo trovato molte code in Germania, però la moto comunque ci ha permesso nei punti dove la strada era libera, avendo l'autostrada senza limiti di velocità in Germania, di tenere delle medie un po' più alte. Esatto, parliamo anche dei limiti di velocità che insomma quando arrivi su al nord sono abbastanza severi. Con i Velox so che ce ne sono parecchi. Sì, sono severi, però comunque accettabile, quindi in ogni caso passavamo dai 90 a un massimo di 110 all'ora di limite di velocità e quindi avendo sulla Nike nell'ausilio del cruise control, quindi la possibilità di mantenere costante la velocità, non abbiamo trovato particolari difficoltà e soprattutto affrontare un viaggio così lungo a velocità più alte diventa poi più stancante, quindi sia a livello di consumi che a livello più di stanchezza fisica. Quindi vabbè, la sera comunque c'era sempre un break, no? Ad una certa ora basta, dicevate, alle 19, che ne so, alle 18 c'era il riposo. Finché siamo stati quindi nella parte bassa fino al raggiungimento della penisola scandinava, sì. Abbiamo dovuto cercare hotel per nottare e quindi alla sera diciamo... Cercare cosa vuol dire? Scusami se ti interrompo, non era un viaggio programmato, no? Avventuroso proprio in toto? Il percorso era definito. Solo il percorso? Però solo il percorso, quindi non sapendo e non avendo la possibilità di definire prima con precisione le varie tappe, abbiamo preferito gestirla alla giornata. Quindi... Ah, capisco, una cosa semplice, no? Renderla un po' più interessante cercando dei posti dove pernottare, quindi nei primi giorni li cercavamo già verso le 9-10 di sera, cercando di far più chilometri e poi nei giorni successivi nella penisola scandinava, avendo la possibilità di pernottare nelle strutture che hanno nella Norvegia e nella Svezia, quindi dei bungalow, delle casette di legno molto caratteristiche e molto belle, dovevamo anticipare un po' e quindi certo. In quel caso verso le 5:30 dovevamo già cercare un posto dove sicuramente dormire. Dovevate fermarvi prima per avere la possibilità di programmare la vostra nottata, insomma, quindi un viaggio all'avventura davvero proprio alla scoperta del paesaggio, anche che comunque sicuramente sì, il paesaggio è veramente bellissimo e soprattutto noi siamo abituati a degli spazi molto definiti e siamo abituati a vedere la civiltà molto vicina a noi, invece andando in questi ampi spazi dà proprio un senso di libertà e un senso di natura che è una cosa che non riusciamo più a cogliere tanto noi di città, ecco. E la moto come si è comportata? Nel senso che stancante sicuramente oppure no? Perché tu mi dicevi leggera, poi alla fine maneggevole, sì. Un ottimo motore, In realtà la moto si è comportata molto bene anche a livello proprio di impegno fisico del pilota, perché la posizione di guida è molto comoda, le braccia sono proprio appoggiate diciamo sul manubrio. Chiaramente dopo i primi giorni superati i 900 km di viaggio un po' di indolenzimento al fondo schiena è normale, però la moto comunque è molto confortevole e abbiamo veramente avuto la possibilità di usare la GT, che quindi ha la sella comfort, ed è stata sicuramente... E a Capo Nord siete arrivati dopo quanto tempo? Siamo arrivati da Torino il 20 di luglio dopo 4 giorni
giorni e mezzo. Ah, quindi un tempo rapido. Circa 5.000 chilometri in 4 giorni e mezzo. Non sono pochi, accidenti. Sì, 9.600 ne avete fatti tra andare e tornare. Tra andata e ritorno. Giusto. E a che ora siete arrivati? Tra l'altro il clima, voglio dire, molto mite, no? In quel periodo, stranamente, perché... Ma allora sì, l'unico periodo nel quale si può affrontare, diciamo, il viaggio di Capo Nord parte da giugno e termina sulla metà di agosto. Il periodo migliore quindi è il mese di luglio. Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare un'andata abbastanza semplice meteorologicamente parlando, quindi non abbiamo trovato troppa pioggia. Abbiamo poi trovato la pioggia al ritorno, quindi in ogni caso... Quindi avete affrontato anche pioggia, vento, insomma condizioni un po' avverse a livello meteo. È facile guidare in quelle condizioni? Allora, sicuramente con la Yamaha Niken, con la possibilità di avere una moto a tre ruote, è stato più facile. E abbiamo potuto mantenere le stesse andature, le stesse medie, anche con le condizioni meteo differenti, quindi è stato un po' più semplice, ha agevolato sicuramente lo svolgimento del viaggio, ecco. Ho capito. E poi il ritorno è stato, diciamo, uguale all'andata, no? Come tappe, oppure avete pensato ad un altro percorso? Allora, il ritorno è stato un po' più tranquillo a livello di percorrenze chilometriche giornaliere. All'andata siamo saliti dalla parte interna della Svezia, quindi abbiamo siamo passati proprio dal mare interno, un pezzo di Finlandia e la Norvegia. Avete seguito la strada dei salmoni praticamente, no? Anzi, il percorso dei salmoni. Sì, diciamo che siamo saliti su proprio per la strada più breve, quindi la più rapida. Per il ritorno invece abbiamo preferito dare una connotazione al viaggio, finita ormai la missione che certo, ci eravamo posti. La missione posti. L'avevate compiuta e quindi avete iniziato a godere un po' del viaggio forse, esatto. No? Anche perché risalendo quindi all'andata, la Svezia è molto, definiamola monotona, quindi strade lunghe e dritte, tanta vegetazione ai lati, tanti alberi, ma poca diversità. Invece nella Norvegia, quindi nel ritorno, abbiamo avuto la possibilità di ammirare le Lofoten, che sono un gruppo di isole che si distaccano bellissime. Dalla Norvegia, sono veramente, veramente belle. Sì. Abbiamo trovato dei panorami pazzeschi, cioè vedevamo il mare e con e poi, il ghiacciaio sopra, quindi bello. Delle cose impressionanti. Contrasti bellissimi, però c'è da dire una cosa, che è talmente amante dei viaggi che non contento, Andrea Lussiana torna il 3 agosto, se non erro, sì. Primi di agosto, e decide di ripartire di nuovo alla scoperta di un altro viaggio, questa volta da solo, sempre a bordo di una moto. Sì. Il suo Tenere, lo posso dire? Puoi dirlo. È ritornato dal viaggio di Capo Nord, tempo tecnico una settimana lavorativa per fare il rodaggio alla moto, ho ritirato il mio Tenere 700 e ho affrontato un viaggio di 9 giorni partendo da Torino fino ad arrivare al confine con la Croazia in solitaria, facendo sterrato e asfalto, quindi proprio per mettere alla prova il mezzo. Come mai questo desiderio di viaggiare da solo? Ma dopo il viaggio di Capo Nord, quando sono comunque tornato a casa, mi è rimasta la voglia di ripartire, avevo bisogno di libertà, bisogno di ritrovarmi e tanta voglia comunque di usare la nuova moto che finalmente era arrivata. E con l'occasione ho deciso di caricare i bagagli sulla moto e partire in solitaria. L'avventura è così. Lo so, è proprio. Non riesco a percepire questa emozione derivante da questo tipo di viaggio. Sicuramente una moto differente, un prodotto sempre di casa Yamaha, prestante altrettanto quanto la prima, insomma. Sì, una tipologia di moto completamente differente. La Yamaha Niken che abbiamo usato per il viaggio di Capo Nord è una moto stradale adatta al turismo, quindi per il turismo a lungo raggio su strada sicuramente è un'ottima scelta. Tenere forse no. Il Tenere permette di fare più fuoristrada, ma è comunque una moto molto versatile, quindi si può usare quotidianamente per andare al lavoro e si può usare a fare la gita la domenica in montagna o il viaggio anche in coppia. Chiaramente non ha il comfort di una Gran Turismo come può essere la Niken GT, però è una moto che comunque permette molto. E ti sei divertito, insomma, hai apprezzato questo lungo viaggio, questi paesaggi diversi rispetto a quelli che avevi lasciato, completamente differenti, no? Sì, noi in Italia siamo fortunati, abbiamo tantissimi bei posti, quindi le nostre montagne, a maggior ragione le Dolomiti, sono veramente posti fantastici.
Sicuramente l'immensità e la gli ampi spazi che abbiamo trovato nella parte alta della Norvegia sono qualcosa di indescrivibile. Che l'immensità, l'hai detto, questa sensazione dell'immenso che ti ha fatto provare il viaggio fino a Capo Nord, che è una sensazione impagabile comunque. Sì, questo viaggio ha lasciato dentro la voglia di ripartire per altri viaggi, sicuramente per rivalutare altre mete lontane e vedere posti nuovi, che è sempre una cosa bellissima. Vabbè, ma lui i viaggi li organizza anche. Che cioè è proprio il viaggio ce l'ha nel DNA, Andrea, perché ricordiamolo, tu fai parte di un'associazione molto importante. Sì, con sempre col mio compagno di viaggio, quindi con Aurelietto Marco, abbiamo un'associazione che si chiama Next Mission Adventuring e organizziamo dei tour per il momento nella parte nord-est dell'Italia, in fuori strada e strada, per chi vuole avvicinarsi e scoprire le bellezze delle nostre montagne in giornata, ecco, quindi dei viaggi non impegnativi ma sicuramente da divertenti e soprattutto molto caratteristici e molto belli. Sicuramente, ma con loro che cosa hai fatto? Arrivi fuori, arrivi da poco, c'è stata un sì, tra l'altro, settembre. Da poco, quindi dalla prima settimana di settembre, insieme sempre al mio amico Marco, abbiamo partecipato con i nostri Yamate Nere a un evento di un'associazione amica a noi, quindi Over 2000 Riders, che ha organizzato l'Ardalpi Tour, la Sanremo Sestrier, ecco. E per il sesto anno di fila ho partecipato e quest'anno con il Teneré è stato comunque un evento molto bello. Quindi con il Teneré sei andato? Sempre col Teneré, ah, sì. Ecco, questo non lo sapevo, avevo dimenticato questo piccolo particolare. Insomma, è stata una bella esperienza comunque. È stata una bella esperienza e abbiamo ulteriormente notato quanto questa nuova moto vada veramente bene, si adatti a tutti gli utilizzi. La uso tutti i giorni per andare al lavoro, ma anche fuori strada. La uso in fuori strada a fare questi eventi, sia gli eventi che poi partecipo come partecipante, sia da organizzatore nei nostri eventi. E la uso anche in coppia, quindi la uso a far turismo, la uso per tutto. Sì, però insomma lui lavora ogni tanto anche, ricordiamolo, Magic Bike è un punto di riferimento di casa Yamaha, salutiamo Giorgio, anzi salutiamo Marco che magari avremo ospite qui tra poco. Ogni tanto lavori anche, ecco, sì, non viaggi sempre, purtroppo pensi no. Sempre al viaggio, ecco. Sì, in realtà in ogni caso io mi occupo di vendita e quindi sono felice di poter fare questo lavoro che mi appassiona e di poter vendere questi prodotti che sì, ci fornisce la Yamaha. Non sempre si riesce a così unire l'utile al dilettevole, no? È una, diciamo così, è una prerogativa di pochi, ecco, e tu insomma riesci diligentemente anche perché ti intendi anche di meccanica comunque un po'. Sì, diciamo che nel mio passato, negli anni all'interno quindi di Magic Bike, mi sono occupato anche della gestione dell'officina, quindi abbiamo fatto un po' di tutto e ho avuto la possibilità di fare comunque esperienza in più ambiti. E quindi risolvere magari problemi che all'occorrenza possono capitare. In viaggio non è mai capitato nulla di... Allora, fortunatamente sui nostri mezzi per il momento non abbiamo avuto problemi particolari, anzi in realtà sia con la Nike che col Teneré per il momento non abbiamo avuto nessun problema. Ogni tanto negli eventi che organizziamo capita che qualcuno abbia qualche piccolo problema meccanico e diciamo che dare una mano sicuramente a chi partecipa è un qualcosa di più, però non con i mezzi Yamaha tendenzialmente non prossimo abbiamo mai problemi. Prossimo evento che organizzerai, che stai organizzando, qual è? Ma allora, per quest'anno, quindi come Next Mission Adventuring, abbiamo ancora un giro il 13 ottobre. Sì, quindi a breve. Quindi a breve. E poi fondamentalmente la stagione è terminata e quindi per gli appassionati dell'adventuring, quindi viaggi con enduro e maxi enduro su strada e fuori strada, ci ritroveremo il prossimo anno, quindi da aprile in poi. Personalmente parteciperò col Teneré a un rally in Umbria a febbraio. Quindi anche partecipi ai rally, questa cosa non la sapevo io. Sì, faccio anche qualche evento, partecipo a eventi sia amatoriali, anche qualcosa di più e diciamo che mi diverto. Ecco. Insomma, giovanissimo, tra l'altro, possiamo dire quanti anni hai Andrea, no? Sì, 24. 24 anni, fa tutte queste cose, insomma, se non ce l'ha lui nel DNA, la passione per le due ruote, non so chi ce l'ha, è apprezzabile tantissimo. Però vorrei capire una cosa, le sensazioni che tu hai provato durante questi viaggi, no? Sono state talmente grandi che il viaggio ti ha dato un valore in più, no? Cioè la moto sicuramente ti ha aiutato, il fatto di farlo con una due ruote, però
la sensazione che ne hai ricavato, cioè il benessere che tu, che è derivato da questo viaggio, che cosa consiglieresti? Perché bisogna farli i viaggi in moto, secondo te? Che cosa hanno di differente da... Ma allora, viaggiando in moto... Ad un altro mezzo di trasporto, ecco. Viaggiando in moto si percepiscono tutte le sensazioni che purtroppo con altri mezzi di trasporto, specialmente quindi in auto, in pullman, eccetera, non si riescono a percepire, quindi i cambiamenti di temperatura, gli odori passando all'interno delle campagne. E... Cosa ti ricordi della Norvegia, ecco, della Svezia? Ma allora sicuramente in Svezia siamo rimasti impressionati dai cambiamenti di temperatura, quindi dall'incremento di temperatura che abbiamo trovato purtroppo anomalamente al circolo polare artico e dagli odori che trovavamo all'interno delle campagne, quindi quando passavamo dalle foreste alle colline è stato veramente fantastico. Ho capito, gli odori, ecco, la cosa, il senso che hai attivato di più è l'olfatto, oltre alla vista. Oltre alla vista, quindi i laghi che abbiamo incontrato nella parte di Finlandia che abbiamo attraversato e i fiordi bellissimi della Norvegia, che sono paesaggi veramente da vedere almeno una volta nella vita. Ma sicuramente questo viaggio ha arricchito il vostro cuore e il benessere che è derivato è sicuramente quello, no? Lo rifaremo un'altra volta, perché è bello. Comunque viaggiare a bordo di una moto e apprezzare la natura in senso pieno proprio. Sì, il viaggio rilassa molto la mente perché quando si viaggia ci si concentra sugli obiettivi giornalieri, quindi piccoli obiettivi, dove mangiare, dove dormire, la prossima meta da vedere, e quindi ci si stacca da tutto ciò che possono essere problemi o preoccupazioni lavorativi o che si accumulano durante l'anno, quindi viaggiare sicuramente fa molto bene. Allo spirito. Certo, sì. Fa bene al cuore, fa bene allo spirito, bisogna avere tempo, vero Andrea? Bisogna avere anche tempo per poterlo fare. Io ti auguro di fare tanti bei viaggi, ti auguro anche buon lavoro, ritornerai infatti in Magic Bike, so che questa è stata una breve digressione, so che ti hanno proprio mandato con fatica. Ti ringrazio di essere stato qui con noi, di aver commentato queste belle immagini che ci hai regalato, questo bel viaggio che ci hai documentato e speriamo in un altro, insomma. Sì, speriamo di ripartire presto e noi nel frattempo stiamo pensando agli obiettivi futuri, quindi ci rivedremo. Bene, grazie Andrea, buon proseguimento, grazie a voi per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.